Stiamo assistendo a dei ritracciamenti sul mercato abbastanza importanti negli ultimi giorni. Si tratta di capire, per usare un gergo dal punto di vista estivo e natatorio, come la mia mise, se poi è possibile e a buone probabilità è una buona cosa tuffarsi. E a chi girare questa domanda, se non al campione di trading del 2017, primo index advisor in Italia, Stefano Serafini. Buongiorno Stefano. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Allora, per chi non sapesse che cos'è un index advisor, vuol dire che Stefano ha prodotto un indice che è alla base di un prodotto prodotto quotato sul mercato italiano in borsa, non in borsa ma sull'Euro TLX, se ricordo bene. E quindi questo prodotto replica questo indice. Ma al di là di questo, allora Stefano, conviene tuffarsi in questo ritracciamento di mercato oppure no? Tra l'altro, grazie alla tua risposta, che era al contrario, se conveniva tuffarsi al rialzo, insomma, molti, insomma, quelli che hanno, diciamo così, la tua previsione si è stata più che azzeccata perché c'è stato un rimbalzo consistente dal mercato da quando abbiamo fatto l'intervista l'ultima volta. Sì, come avevo detto e come mi aspettavo, c'è stata questa ripresa di area 4200-4250, che è l'area, diciamo, con più alti volumi su base degli ultimi 2 anni. E quest'area sembrava un'area di stabilità, insomma. Anche questo giro siamo arrivati in area 4250, che è un po' l'area che fa da spartiacque per un vero rialzo, e il mercato è stato respinto di nuovo al ribasso. La mia percezione è che ci sia stato questo rimbalzo sull'onda degli obbligazionari, che sono scesi i tassi. Sulla scia di questa probabile, a questo punto quasi certa recessione che ci sarà, quindi come un po' nel 2020, in controtendenza a quelli che un po' tutti si aspettano, quindi diciamo che la natura logica sarebbe, se c'è recessione, la borsa dovrebbe scendere. Ma siamo stati abituati negli ultimi anni a pesare molto le politiche delle banche centrali. Quindi, ancora una volta, sulla scia di un necessario intervento da parte delle banche centrali di qui a breve, se veramente dovessimo entrare in recessione, il mercato sta già scontando questa cosa. Devo dire che, analizzando un po' tutto lo scenario, secondo me il mercato in questo momento è piuttosto caro, nel senso che se veramente dovessimo affrontare una recessione, gli earning delle società che tuttora fino adesso sono rimasti stabili sarebbero da rivedere al ribasso. E quindi i moltiplicatori, se gli earning si abbassano, dovrebbero alzarsi. E quindi il mercato potrebbe essere caro a questo punto. Poi, ultima cosa che dico e poi ti lascio. Diciamo che prima di vedere un rialzo veramente forte e un'inversione di tendenza, dovremo aspettare veramente il giorno in cui la Fed dirà ci siamo sbagliati oppure abbiamo bisogno di tagliare o di stimolare l'economia. Fino a quel momento lì penso che il driver principale del mercato sia ribassista, ci poteva stare su questo storno importante di quest'anno un rimbalzo fino a quest'area, come avevo detto, ma mi aspetto di nuovo un affondo dal mio punto di vista, quindi se dovessimo abbandonare l'area 4040, che è sempre l'area che ha fatto poi entrare pesanti vendite, se dovessimo andare in questi 2 giorni prossimi a ritestare quell'area lì, penso che potremmo vedere scatenarsi ancora molte vendite. Va bene, tra l'altro lo spazio sarebbe abbastanza consistente perché l'ultimo minimo l'abbiamo fatto intorno ai 3.650, adesso siamo a 4.150. Secondo te potremmo tornare su quei minimi oppure sono obiettivi troppo ambiziosi?
Ma secondo me potremmo arrivarci perché se dovesse tornare veramente il momentum di fondo annuale di ribasso, penso che a questo punto molti portafogli potrebbero vedere veramente scaricare molte posizioni che durante il 2022 non abbiamo mai visto il panico vero di esplosioni di volatilità tipiche di quando grossi investitori, grossi fondi liquidano le posizioni. Quindi mi aspetto sicuramente un aumento della volatilità almeno nel mese di settembre. Poi può essere che verso ottobre, novembre, se dovessimo raggiungere di nuovo quei minimi, lì bisognerà vedere quali saranno le politiche nuove della Banca Centrale Americana. Ad oggi si aspettano ancora 50 punti base, tra i 50 e i 75 punti base, perché l'inflazione è ancora alta, però abbiamo visto che questi tassi alti portano l'economia americana ad andare in difficoltà. Come avevo detto, un po' gli indicatori macro di tendenza erano le case che, come avevo già detto tempo fa, con i tassi molto alti al 6%, intorno al 6%, tra il 5,2 e il 6%, è chiaro che ci sarà un rallentamento molto forte del settore edilizio in America. L'unico controaltare vero che potrebbe essere la carta un po' fuori dal coro è il credito, lo stimolo creditizio cinese, che magari in tardo autunno potrebbe farsi sentire lato cinese. Queste sono un po' le carte sul piatto, però vedere dalle obbligazionarie di questi ultimi giorni mi sembra che gli obbligazionari vogliano rialzare la testa, quindi rialzare di nuovo i tassi, scusate, e quindi tornare a ribassare. Vedremo. Sicuramente dal mio punto di vista è forse più importante osservare il mercato obbligazionario perché potrebbe veramente essere la carta da giocare in caso di recessione. Se infatti il mercato tornasse sui livelli battuti dei minimi di prezzo o dei massimi di tasso, quindi intorno ai 3,25 sul decennale, potrebbe essere veramente un'area interessante per ruotare il portafoglio in uno scenario di recessione sull'obbligazionario, quindi tenersi un trade facile sull'obbligazionario, perché se la Fed dovesse nel 2023 veramente riabbassare i tassi, è chiaro che il prezzo tell-call delle obbligazioni potrebbe salire molto velocemente, quindi il trade più facile che vorrei monitorare di qui a fine anno è quello dell'obbligazionario. Ecco Stefano, eppure tu hai creduto molto nel rimbalzo dei mercati azionari. Cosa ti ha fatto cambiare idea? Il recupero del mercato obbligazionario in termini di rendimento, di tasso di interesse, da quello che ho potuto capire, oppure qualche altro elemento? Cosa ti ha fatto cambiare idea? Tra l'altro eri dubbioso anche sulla recessione, avevi qualche dubbio anche sulla recessione. Sì, però ora mano a mano che escono i dati sembra quasi certa la recessione. I leading indicator dei vari ISM, non so se avete letto l'ultimo ISM americano, ma gli ordini che di solito sono anticipatori, diciamo, dell'industria, sono molto pessimisti e quindi questa cosa qua mi ha un po' fatto cambiare insieme al degrado generale delle condizioni economiche. Ho letto recentemente, ho anche pubblicato che in America ci sono dei campanelli d'allarme sul lato debito perché nel 2022 siamo arrivati a 16 trillion di debito con un aumento di 1 trillion sulla parte immobiliare, che era un po' abbastanza naturale sulla scia della speculazione edilizia che c'è stata negli Stati Uniti. Vi ricordo che nel 2021 gli immobili negli Stati Uniti sono aumentati del 19% e quindi penso che ci sia una scia lunga, sulla speculazione immobiliare che abbia fatto lievitare questi debiti, ma i campanelli d'allarme sono altri due,
e sono l'aumento record dell'utilizzo delle carte di credito. Mai c'è stato come nel mese di luglio o di giugno, adesso non ricordo, dovrei verificare, ma è stato l'aumento più alto degli ultimi 20 anni. Questo fa un po' capire che gli americani sembrano un po' col fiato corto. Che avvalora questa tesi c'è anche il dato sul non far payroll, che molti dei posti di lavoro che sono stati costruiti in realtà sono secondi posti di lavoro, quindi persone che già avevano un posto di lavoro e che necessitano evidentemente di un secondo lavoro per poter coprire tutti questi debiti, che è tipico degli americani. Diciamo che in questo scenario è chiaro che uno non sta tranquillo vedendo questi dati qua su come l'economia potrebbe andare. Quindi tre cose, ISM con ordini sempre peggio, carte di credito ai massimi, l'altra è debito sugli studenti che negli ultimi 90 giorni più del 5% di questi crediti sono in sofferenza, quindi sono sostanzialmente non esigibili. Parliamo di una cifra intorno ai 50 billion di crediti in sofferenza su 1 miliardo di crediti, di 1 triliardo di crediti dati agli studenti. Quindi diciamo che sicuramente lo scenario non è dei più ottimisti, però non sottovalutiamo che in borsa appunto si ragiona sempre un po' in anticipo e la scommessa che secondo me stavano facendo adesso gli investitori è che nel 2023 la Federal Reserve dovrà abbassare i tassi e quindi sta un po' anticipando questa mossa che i tassi potrebbero essere arrivati. Ecco, Stefano, le obiezioni che fanno i rialzisti sono, le argomentazioni sono soprattutto due. Primo, come si fa a parlare di recessione con un mercato del lavoro che è in anella massimi, su massimi di disoccupazione? In parte è risposto, però con una soglia di un livello di disoccupazione così basso è difficile parlare di recessione. Secondo, è la solidità dei bilanci delle famiglie. Sembra che i consumatori americani, grazie a risparmi accumulati, riescono a far fronte all'aumento dell'inflazione. Cosa risponde a questi due tipi di argomentazioni? Ma sulla prima un po' già risposto, nel senso che la disoccupazione per il momento è bassa, ma le richieste di disoccupazione degli ultimi 6-7 settimane sono in crescita, quindi sappiamo sempre che la disoccupazione è un dato un po' a sé, no? Perché c'è chi cerca, chi non cerca, e quindi forse è meglio guardare il lato occupazionale vero, che sono i non far payroll. E come ripeto, i non far payroll sì, sono positivi, ma sono fatti principalmente da secondi posti di lavoro, quindi non da nuovi posti di lavoro creati. Sull'altro tema della salubrità, diciamo, dei bilanci americani, anche qui ho risposto un po' prima, diciamo che il debito americano pro capite privato è intorno ai 56.000 dollari, compresi i neonati. Quindi vuol dire che una famiglia media americana di quattro persone ha più o meno sui 200-300 mila dollari di debito, che per carità per il reddito americano è sostenibile perché il reddito americano è 7-8 volte più alto quello italiano, quindi queste cifre in valore percentuale sono sostenibili, però ripeto, ci sono i vari campanelli d'allarme che dicono che le carte di credito vengono sempre più utilizzate, che ci sono dei deterioramenti sui crediti degli studenti, il che vuol dire che le famiglie non è che stanno poi così bene se uno studente deve farsi dei debiti per andare all'università. Detto questo, vediamo, è molto dinamico, molto più dinamico rispetto al mercato italiano, al mercato americano in termini di posti di lavoro. È molto diverso dal 2008, però ha le stesse caratteristiche, cioè arriviamo con livelli di debito da record,
tassi in crescita, potenzialmente redditi in discesa se dovessimo affrontare una recessione, quindi mi sembra un mix abbastanza esplosivo. Tutto questo potrebbe essere attenuato, diciamo, da una Fed accomodante che potrebbe tornare indietro sui suoi passi. E su quest'onda qua, secondo me, è la stessa motivazione per cui sono salite le cripto. Perché le cripto sono il contraltare dei bilanci delle banche centrali. E il fatto che siano salite le cripto negli ultimi 2 mesi lascia pensare che stiano scommettendo su un nuovo allargamento del bilancio della banca centrale. Se proprio non ci dovesse essere addirittura un taglio dei tassi, perché in questi scenari, come ha detto Powell, è difficile vedere dei tassi bassi con l'inflazione all'8%. Senti, ti faccio un'ultima domanda di carattere fondamentale. Il problema non è se sale e se scende, è una domanda anche di carattere geopolitico. Cioè, in gioco c'è la credibilità del sistema finanziario. Cerco di spiegarmi meglio. Allora, le banche centrali hanno intrapreso una politica monetaria restrittiva non perché la gente faceva la coda nei supermercati, o almeno io a Milano non ho visto questo, o si strappava, diciamo così, si prendeva a capelli per accaparrarsi l'ultimo capo d'abbigliamento. Noi abbiamo avuto un'inflazione che era totalmente importata, questo non c'è dubbio, e ne stiamo avendo la riprova questi giorni. Quindi se noi ci siamo presi i danni di una politica monetaria restrittiva, o ci prendiamo una recessione che è frutto anche di una politica monetaria restrittiva, e poi invece, diciamo così, non solo abbiamo un'inflazione che continua ad andare verso l'alto, perché ieri, diciamo così, solo i palati fini di finanza hanno potuto assaporare, ma hanno capito e percepito quello che arrivava dall'Arabia Saudita, perché l'Arabia Saudita ha detto che ovviamente se ci dovesse essere una recessione, un rallentamento dell'economia, loro tagliano la produzione, non la aumentano. Quindi questo vuol dire che tendono a stabilizzare il petrolio su questi livelli. E a seguire poi, in questi giorni lo stai vivendo anche tu, Putin chiude il rubinetto del gas, chiude un giorno, chiude 2 giorni e il prezzo fa nuovi massimi. Immagina se ad ottobre, come qualcuno pensa, c'è una chiusura, qualcuno parlava per esempio di una chiusura di un mese del gas. Quindi come le banche centrali possono permettere tutto ciò? Come può il sistema finanziario occidentale reggere, io dico, un affronto di questo tipo? Cioè, qui c'è in gioco la credibilità del sistema finanziario e ovviamente anche politico. Ma in realtà però stiamo un po' confondendo cosa intendiamo con Occidente. Siamo sempre abituati, diciamo, a considerare l'Europa come Occidente, ma da molti anni l'Europa stessa è divisa in 2 aree, che una, diciamo, è più dinamica, che è quella del Nord Europa, compresa l'Olanda, un po' la Francia e la Germania, anche se la Francia e la Germania sembrano rallentare anche loro. Comunque è abbastanza tipico per noi europei fare dei confronti su quello che è la nostra economia, ma l'economia italiana, diciamo, ha diversi problemi che arrivano un po' storici, cioè i redditi degli italiani. Io non ho mai visto una bilancia commerciale tedesca in vita mia negativa, cosa che ho visto in questi anni. Sì, però diciamo, parlando dell'Europa, ha dovuto affrontare il problema contemporaneo di una guerra che ha di fatto reso vulnerabile sul lato energetico l'Europa, ed è per questo che un po' tutto abbiamo importato così tanta inflazione lato europeo, ma l'inflazione lato americana è proprio quella della corsa a comprare l'immobile, piuttosto che, cioè, c'è una completa diversa inflazione America e Europa, e questo si riflette un po', la sintesi si vede sull'euro dollaro. L'euro è molto debole perché il mercato sta apprezzando una recessione molto più grave in Europa,
dovuta da uno schiacciamento della capacità di reddito delle famiglie europee, con un'inflazione da importazione, come dici tu, che sostanzialmente schiaccia la possibilità di acquistare. Cioè, continuo a vedere ai telegiornali italiani che le bollette degli italiani sono quintuplicate. Io sto guardando, guardavo ieri il PUN italiano, è passato dal 2021, gennaio 2021, da 5 centesimi a kilowatt ai 56 centesimi a kilowatt del agosto 2022. Quindi abbiamo un costo dell'energia che è 10-11 volte superiore. E questo si traduce nella bolletta media degli utenti in 6-7 volte per chi è riuscito un po' a contenere i rialzi, ma per chi ha un variabile puro pagherà 10 volte quello che pagava nel 2021. E queste cifre non sono cose di piccola cosa, perché in una famiglia avere bollette di 400-500 euro al mese su un reddito che è attorno ai 2000, se è un B reddito, diciamo, nella famiglia, pesa un 25%, più un altro 50% dato di affitti o costi obbligati che possono essere legati all'ipoteca. Cioè la capacità di spesa si riduce drasticamente. E questo, secondo me, è l'effetto che stiamo vedendo in Europa di questi effetti sui redditi medi-bassi. E penso che la politica sia particolarmente attenta a queste, a questa situazione. Infatti vediamo che continuamente la politica si sta basando un po' su questi aiuti alle famiglie per attenuare, diciamo, questi costi. Però al lato americano siamo completamente su un altro livello, non hanno i problemi dei costi energetici che abbiamo noi perché sono molto più autonomi, hanno un'inflazione che diciamo deriva da un'economia che sta andando bene da molti anni, quindi diciamo che è un'inflazione molto più salutare che rispetto alla nostra. E quindi... come ho detto, euro-dollaro riflette la situazione di forza degli Stati Uniti e di debolezza dell'Europa. E penso che, non vorrei dire, ma non abbiamo ancora visto niente, perché se veramente dovessimo entrare in una recessione forte, per me euro-dollaro può scendere ancora ben sotto la parità. Grazie, grazie per essere stato con noi. Io vi ricordo che questo video può essere visto sul canale YouTube di TradingLink. Se vi iscrivete sarete allertati sulla pubblicazione dei prossimi video. Grazie ancora Stefano, grazie per essere stato con noi. Ciao, buona giornata a tutti.